quando fai un film non è che devi fare quello che c'è, ma devi cercare di fare quello che senti intorno, che è vago nella tua testa, parla della verità delle persone che hai intorno e viene fuori la verità. Se ci applichi sopra invece l'ideologia, gli schemi, diventa vecchio immediatamente. Ogni volta il festival cresce, è sempre più importante. Oggi ho avuto questo incontro con una platea di giovani, che appassionati, non tanto perché è il mio film, ma che fossero lì. Era un fatto molto importante, perché in genere i festival sono fatti da dei noiosi critici, cioè giovani pochissimi. Qua invece questa presenza giovanile, che mi hanno detto poi che vanno a vedere tutti anche gli altri film, è un fatto molto importante, quindi lauda Dio. È chiaro che è bravo a condurre, perché non è facile condurre un festival. Sono venuta altre volte e mi ha sempre colpito la vitalità di questo festival, e forse anche di questa città, perché c'è molta partecipazione, moltissime persone anche giovani che hanno voglia di vedere film, che hanno voglia insomma di parlare di cinema. Quindi mi sembra un festival molto vitale. In un certo modo non l'ho ancora accettata la scomparsa di Scola, perché è quasi difficile pensare il cinema italiano senza Scola. Anche solo come... ci sono delle personalità così, è stato così Fellini, è stato così anche fuori dall'ambito del cinema, per esempio Moravia, sono Pasolini, sono persone che... dice, ma come? Che facciamo? Ho un affetto profondissimo per Ettore, per cui mi sembra tutto un po' strano, dico la verità, mi sembra tutto un po' strano. Poi negli ultimi anni con Ettore abbiamo condiviso l'esperienza della Scuola Volonté, lui è stato generosissimo, ci ha aiutato a farla, a costruirla e a sostenerla, e ci manca. La cosa bella è comunque l'affetto che ha lasciato, mi sembra, un po' in tutti, anche nel pubblico qua del festival. Ogni volta che c'è possibilità di innanzitutto misurarsi con un pubblico e soprattutto per tematiche così a cui tengo, in particolar modo come quella della nostra società di collecting, che è un'associazione cooperativa che poi è diventata società di collecting, mi fa piacere avere la possibilità di trovare un pubblico, un ambiente dove si continui a parlare, perché è il motivo per cui siamo nati come associazione, quello di ritrovarci e confrontarci su quelli che sono anche i nostri problemi. E quindi quando un festival non è solo una vetrina, non è solo un'esigenza di mercato, ma può essere anche un'occasione di incontro, di umanità, questo ci riporta più al senso del nostro mestiere, che è un mestiere artigianale fatto di esseri umani, e soprattutto ci dà la possibilità appunto di progredire con dei progetti. Ecco, oggi abbiamo sentito tante cose belle qua, la Scuola Gian Maria Volonté, appunto la nostra associazione, le associazioni di casting, insomma c'è una volontà di rimboccarsi le maniche e di risolvere i problemi associandosi, sicuramente, perché si riesce in quel modo a fare concorrenza anche alle grosse lobby pesanti, insomma. Ma mi sembra un festival bellissimo, poi devo dire, lauda Dio, c'è sempre dell'ottimo cinema, per cui sono molto orgogliosa.